Si parla tanto in questi giorni, ma anche a livello nazionale, di carenza idrica. Noi siamo con Gianfranco Basterebbe, che è presidente della SASI. La SASI gestisce la rete idrica in 87 comuni e sono prossimi anche altri comuni ad entrare in SASI, 87 comuni della provincia di Chieti. Attualmente vengono erogati 1.100 litri al secondo che provengono dalla sorgente del Verde. Presidente, qual è la situazione attuale? Quella della sorgente del Verde, che tengo a precisare, noi ci alimentiamo l'80% delle nostre utenze, e sta malino, diciamo così. Sui 1250 litri al secondo che riusciamo a immettere nelle tubazioni, attualmente stiamo su circa 1100 litri al secondo. Non ancora è evidente questo disagio della mancanza di 150 litri, in quanto abbiamo anche 4 pompe di acqua naturale proprio sotto la sorgente, quindi stesso tipo di acqua che recuperiamo con la sorgente, e quindi il 50% di queste pompe, 2 su 4 attualmente, sono in attività. Il lavoro che abbiamo iniziato con Vasta e San Salvo, che ha dato risultati strepitosi, dove finito questi lavori, oltre ad aver recuperato 50 litri al secondo su queste due città, siamo riusciti ad arrivare all'80% di Vasto e a gran parte di San Salvo ad avere acqua 24 su 24 a fronte di una media degli anni passati di 6-8 ore al giorno. Stiamo continuando con altri 12 comuni, 7 del Lavello e 5 del Medio Vastese, e aspettiamo l'esito di un'ultima richiesta al PNRR con una cifra intorno ai 14 comuni che sono programmati, i comuni più importanti e quelli che hanno più problematica. Diciamo, dovremmo ultimare la costa, il comune più importante, grosso, che è rimasto fuori, Lanciano, Casoli, Atessa e tutta un'altra serie di piccoli comuni. Ecco, lei ha parlato di costa, eventuale incremento di presenze che sicuramente arriveranno, vi preoccupa? Noi gestiamo l'acqua per i comuni, quindi pensare che venga gente e il problema è quello di non potergli dare l'acqua è un grosso problema. Non a caso, anche nel passato, quando i problemi erano molto più ampi di questi attuali, avevamo fatto una scelta che tutte le zone costiere li alimentavamo, nel senso, prendo l'esempio del mio paese, se c'era l'esigenza di chiudere l'acqua 1, 10 o 20 giorni, preferivamo chiudere al capoluogo privilegiando la marina, che è quella piena di turisti. Questo discorso continuerà se saremo costretti a razionalizzare anche quest'anno. Fino adesso stiamo andando benino, mancano le frazioni più importanti di Lanciano, mancano un po' di piccolissimi comuni, che oltre a questa sorgente di Fara San Martino noi ne abbiamo per un totale di 140. Qualcuno di questi anche insignificante, significa mezzo litro, un litro al secondo, che però diventano vitali per alcuni comuni che hanno solo questo mezzo per essere alimentati.